Signori, benvenuti su Multiversus. Che cavolo vuoi? Ci sono stati diversi fattori per la quale io ho aspettato una settimana prima di proporvi una carrellata di video che usciranno su Multiversus, perché mi sto divertendo alla follia. Il gioco bello è veramente molto bello, non solo per i personaggi ma anche per il gameplay di sé per sé, diciamo. Ho voluto aspettare così tanto perché volevo vedere se in qualche modo era una mina vagante oppure in qualche modo mi piaceva il gioco e effettivamente state vedendo questo video, non volevo spiegare io la risposta. E poi vorrei fare veramente i complimenti a questo gioco, che nel 2024 esce ancora un gioco gratuito con il pass che si può acquistare, non come un gioco che noi sappiamo benissimo l'esistenza e che noi non ci diamo per evitare cazzate. Ora, mi sono fatto già due calcoli, effettivamente il pass, se uno non lo vuole comprare come il sottoscritto perché non gli voglio spendere i soldi in questo gioco, per adesso almeno per quanto mi riguarda, ci sono 300 gratis che si possono prendere questi Glemium. Poi 100 te li dà ovviamente Twitch Drop, e vi ricordo che stasera continueremo a giocare qualche game, ce la facciamo su Multiversus. Ok, non ci stanno ancora le Ranked e spero che arrivino al più presto le Ranked, così in qualche modo mi invoglia ancora di più a fare il tagliardone di merda come in tutti gli altri giochi. E tra l'altro, oltre i 100 Glemium che vi danno nei Twitch Drop, ci sta anche questa skin di, non so come si pronuncia questa ragazza, perdonami, non ho mai visto Steven Universe. Penso che si legge Carne, comunque la skin è figa, tanto di cappelle. E poi ci sta quel bannerino, no? Ci sta il bannerino di Tom e Jerry, se non erro, lo standard, eccolo qua, carino. Lui è molto carino. Allora, i personaggi sono una figata pazzesca, uno più bello dell'altro, a parte lui, cioè soltanto la skin è bella questa, cioè guardate che figa questa, sembra un, non lo so. Boh, ti voglio cavalcare. È il primo personaggio che ho acquistato, nonché quello che sto giocando veramente tanto, è il sottoscritto Rick Sanchez, che ovviamente oggi andremo a provare lui. Facciamo qualche combo passa, facciamo qualche perk, faccio vedere qualche perk che ho aggiunto e ci facciamo andare a smarmellare in PvP. Poi il secondo personaggio preso giusto giusto ieri è la grandissima Harley Quinn, che ho scoperto sia una bestia di Satana allucinante. E poi sto provando anche, siccome hanno messo nelle rotazioni settimanali dei personaggi che si possono provare, Tom e Jerry, pure loro, ho visto che si possono fare cose carine, anche perché i maghi sono quelli che preferisco di più in questo gioco, anche se l'assassin comunque fanno la sua porca figura. I maghi sono follia, signori, c'è il grande Joker che, cioè, non ve lo sto a dire io che lo voglio, ma peccato che costa l'ira di Dio, viene 6.000 di sti robbi. Bugs Bunny, ho visto si possono fare tante cose con la cassaforte, ma non divaghiamo, parliamo di Rick Sanchez. Allora, ci andiamo dritti dritti nell'addestramento e vi faccio vedere un po' di robe. Prima di tutto i perk sono questi esatti codesti. Allora, abbiamo il primo che è Efesto Key, ovvero la frusta. Che cosa fa la frusta? In qualche modo, quando noi andiamo a caricare l'attacco di frusta, ovvero attacco leggero, pesante, sì, è leggero pesante, attacco leggero verso l'alto, il colpo finale sfera una pestata che atterra i nemici verso lì. Che mo' vi faccio vedere che cos'è che fa. Non metto questa perché questa sembra molto di più, sembra, è molto di più per il 2v2, e infatti penso che il grande Rick sia maggiormente usato per il 2v2. Cioè, 1v1 comunque pecca un sacco con una miriade di personaggi, capito? Come la Wonder Woman, per esempio. Invece il secondo è lo slancio protettivo, ovvero che quando noi facciamo quello scattino in avanti per 0,5 secondi, quindi subito, lui ci dà uno scudino contro i proiettili, comunque può essere Ward. No, poi abbiamo questo che ho lasciato il basic, il 5% in più della velocità di movimento di base, che comunque a noi non ci fa schifo, ovviamente. E poi questo perché ci serve il corazzato, che in poche parole, per un breve periodo di tempo, il nemico corazzato non potrà utilizzare la sua corazza. Quindi potete capire che contro determinata gente bella incazzata tagliardona serve. Allora, vi faccio vedere cosa vuol dire la frusta. Questo, capito? Da quella spinta verso il basso, che alla fin fine senza il perk non lo fa, va direttamente verso l'altro, che in qualche modo tu puoi andare a concatenare le robe per fare combo. Per esempio, una, poi vai verso l'alto, poi verso così, fai robe, capito? E poi lo butti verso lì. Ed è una combo molto sgravata se si inizia a capire il timing di ogni personaggio, perché sì, se non si ha il timing, a quanto ho capito, in questo gioco prendiamo dei peni assurdi in fronte, e noi non vogliamo questo, ovviamente. Allora, poi un'altra combo, una, due, prendi e ti teletrasporti, ok? Il teletrasporto è una cosa che adoro io di Rick Sanchez, perché col teletrasporto, a parte tutto che c'è il mister, non mi ricordo mai, il mister qualcosa, e anche i proiettili, in qualche modo tutte queste due robe, tutti gli oggetti, noi possiamo farli attraversare, anche lui, anche questo, possiamo farli attraversare attraverso il portale. Quindi, per esempio, aspetta, sono un po' ritardato. Ok, perfetto. Tipo questo, fai così, lo fai passare,
Capito? E per questo dico io che è molto più utile nei 2v2 questo, perché metti che sei in una situazione particolare, te la puoi filare in una maniera assurda, oppure puoi concentrarti in un altro ragazzo. Ma volevo far vedere un'altra roba che non mi è uscita. Eccola. Capito? Puoi anche spostare il tuo avversario verso di te. Cioè, tu immagina l'avversario come si potrà sentire indifeso a fare questa roba. E poi lo sposti sempre di più verso l'alto, perché è quello che sa fare meglio, questo maledetto. Poi, altra cosa. Questo. L'ho missato. Questo. Guarda. Soprattutto lui diventa gigante e anche il mister. E lui diventa un... quel coso di prima, capito? Io non so da dove esce quel coso, da che universo parallelo del multiverso, però lui non può attaccare e incomincia a correre per la mappa, che ti può schivare da qualunque, in certi casi quello fanno i ragazzi, i bot che ci abbiamo contro, perché sono tutti dei bot quei maledetti. Però puoi capire che già è un bel vantaggio se ti concentri solamente a fare quella cosa. Non sempre spammare è utile, ve lo dico. Ed è pure una manovra un po' tossica, ve lo dico. Poi, altra cosa. Non questo. Poi altra cosa questo. Questo è un'altra combo da concatenare sempre con il fattore frusta, robe, poi verso l'alto, fai così, capito? Poi altra cosa, quando noi terminiamo il portale, che cosa? C'è questa specie di sci, che se tu vedi questi sci, li puoi concatenare verso l'alto, ci fanno quella curvetta, capito? Che ti può essere utile alla causa. E sempre per sta puzza è allucinante, quando tu ti trovi in una situazione di vantaggio come questo... Ok? Che il tuo bot qui dell'avversario. Guarda come è fiero comunque quando sta lì. Sembra che veramente non gli frega un cazzo. E lui in quella situazione lì, tu incominci a spammare le tue puzze come se non ci fosse un domani di GTA. Prenditi il mio. E poi niente, la questione è sempre, penso di ogni personaggio sia così, c'hanno tutte le loro robe, ok, però è sempre questione di timing e vedere come si comporta l'avversario. Altra cosa, tenete a mente i danni che gli fate all'avversario. Perché più sono alti e più l'avversario potete sbarzarlo in una maniera sola. Penso si è buggato infatti 21. Là. Ok, so carico. Andiamo a fare i cani. Andiamo a fare i culo adesso. O a farceli fare, dipende dai punti di vista. E fatemi sapere comunque cosa state giocando voi. Ah, devo vincere una partitina in PvP. Bene. Così capita a fagiolo. Posso dire comunque la mia? Io non ho preso il pass, perché non mi piace Jason comunque? Oddio mio, è finita. Cioè, prettamente per questo. Sì, ma lì c'è un pugno che comunque non dovrebbe essere il mio perk. Perché l'ho messo? Vabbè, sono altre robe queste. Vamos, concentrati e pronti a essere calpestati dalla grandissima Margot Robbie. Non è lei? Vabbè, ma è sempre Harley. Allora. Io spero che non la sappia usare. Sì, sì. Quanto è grandioso. Ok. Vabbè, abbiamo preso il volo tutte e due comunque. Ah, ho finito il portale, è vero che si deve ricaricare il portale, è vero. Ma perché non ci posso avere infinite con quella teleporta di merda? Comunque questa mappa io la odio. Vedi, queste robe qui. L'ha schivata, ha schivato la bomba. Ok. Niente, schivo tutto. No. Vedi. Bravo. Ancora. Oddio, se diventa qualcosa godo. No. Va bene. Lì. Vabbè, tanto mi sa che la raccogliamo pure noi. Colo. Gustoso. No. Ui. Niente. Ok. Non ho il portale. Però nessuno ci vede di fare. Ui. Ok, fortunatamente lui non è che è molto avvezzo a giocare Harley. Mi sa che tipo come a me che l'ho sbloccata l'altro giorno. E io godo di questa cosa, Belli. Trasformami qualcosa bellissimo. Comunque è bello da vedere che non riesco a fare in game quello che io voglio fare. Ok. Ma io non ho fatto comunque. Ho fatto la schivata comunque. Cioè, nel senso. Ora, non per dire. Ma quanto è fastidioso. Questa cosa della mappa.
Ma io parto così per la mappa del merda. Beh, ma comunque è sempre ostica affrontare questa maledetta di Harley. Ogni volta io prendo delle pizze in bocca allucinanti e... Ok, questo mi piace. E continuo a mettere quel coso che io non ho. Vedi, esattamente. Lui ha messo un'altra roba lì. Ah, interessante. E qui dobbiamo vedere chi è il clone dei due, capito? Esatto, l'unico ricco, vedi? Cioè, poi la cosa bella di sto gioco è che ogni personaggio che si trova contro dice una roba diversa, ognuno dei loro personaggi. È bella sta roba. Cioè, non è scontata come cosa. Va bene, frate, vogliamo schivare per tutto il D oppure vogliamo fare robe? Niente. Sì? Sì, niente, schivato. Male a me che a te. Ah, ci portare sul portale. Bom. Non male se passa dirlo. Vai via. E niente. Vai via. Oh, comunque gli sto dando gli schiaffi a sto maledetto. Sei tu il clone. Mi dimostrerò che faccio sul serio. Subito, no. Capito il senso di Storic. Dai. Che lo sto distruggendo. Ma una domanda. Cioè, io sono curioso di vedere una roba. Se io faccio... aspetta, vediamo. Se riesco comunque. No, non riesco, mi sa. Dai che ce l'abbiamo in pugno a sto maledetto. Scusami, beam chilling. Ah, ma ero io quello. No. Peccato. E lo schiva. E mi fa. L'ho preso comunque. Con tutto che sei del portale. Godo, maledetto. Oh, frate, comunque questa schivata, anche meno questa schivata. Di tu la faccio anch'io. Vabbè, dettagli, frate. Cioè, ricritichiamo l'avversario, dai. Niente. Vai via, dai. Via, vattene via. Oh, frate, ma basta questa schivata. Beh, onesto, il nostro l'abbiamo fatto. Aspetta, gli mando un toast, no? Adesso ci facciamo l'ultima, perché una persa, una vinta. Bisogna fare l'unplan, no? Non è l'unplan, è la bella. Io comunque ho fatto vedere un altro perk invece di quel pugno. Io perché mi scordo ogni volta per la foca di... Perché è un'altra cosa sto gioco, se vogliamo. C'è un game e sussegue un altro. E fortunatamente che ci sono le fenditure nella storia che continuo a fare con quei mini giochini. Cioè, non è fortunato, perché pure quello è un'altra cosa. Aspetta, Jason, vediamo quello che sai fare, ragazzo. Non incominciare a farmi il teletrasporto. Ma che fai? Ma che cosa fai? Che vuoi fare con sto sacco a pelo? Che cosa vuoi fare con sto sacco a pelo? Oh, a questo gli stiamo dando il pelo un attimo. Vabbè, ma... Una volta che le persone conoscono la cosa del teletrasporto, non ti sembra una roba inutile? Perché io, il primo giorno che ho visto sta roba, ho detto io... Comunque sta roba è sgravata, ma non è vero. Cioè, basta di prendere il timing. E quello comunque sta giocando solo. Ah. Che bello. Là. Niente. Indistruttibile. No, troppo tardi. Però. No, vedi. Ok, lì. Niente. Allora, non solo tu devi capire il ta... Wow, senti me, ti avviso, non sono facili da gestire. Ok, adesso sono cazzi tuoi. Uno, due, tre, là. No, teletrasporto del cazzo. Questo è l'unico problema che c'ha sto gioco. Il matchmaking. Cioè, nel senso, ogni volta ti butta fuori la partita. E io stavo per concludere tutto. Stavo per fare il culo a quel... non mi ricordo il nome di Venerdì 13 del cazzo. E noi dobbiamo in qualche modo... Olè, perfetto, siamo morti. E Bugs Bunny per me è la versione evoluta di Rick Sanchez, per quanto mi riguarda. Perché su tutti e due maghi io volevo imparare Bugs Bunny, però poi ho scoperto Rick. Cioè, io appena ho visto Rick mi sono buttato subito su di lui, perché altrimenti sarebbe stata... lui la scelta.
E lui con la cassaforte può fare veramente tanti, ma tanti danni. Però è una bella lotta. Mago contro mago, ci sta. Per carità, contro il tank è molto difficile. Però diciamo che a me Jason fa cagare, quindi... Cioè, io ormai lo conosco quello. Io, tipo, la Wonder Woman che è tank, io non riesco a fargli niente. Perché tipo io c'ho 105? Che è sto bug? Cioè, io non posso partire la partita così. Anche meno. No, vedi. Cioè, c'ha il razzo, c'ha la roba. Quante robe c'ha lui? Il martello. Ok. Bene, bene. Bene, bene. No. Silenzio. Niente, io penso che lui venga, ma lui non viene. Che fa? Ma che fai con sto razzo? Ehi. Ma perché te la fai scappando? Ma affrontami, no? Ma affrontami. No! Vai via. Vai via, dai. Capito? Questo è il timing. E questo è il razzo che ho preso in bocca. Oh, oh, questa cassaforte comunque quando la trovo contro io la odio. Ma odio perché non la so usare io. Ecco. A posto. A posto. Vai, mister, mi guardi. Vabbè, frate. Insomma. Oh, il timing. Ho sbagliato il timing. Ho sbagliato il timing. Ui. Ho perso. Forse sì, esatto. Dono per lui, eh. Ma continua a fare robe con sta cazzo di robe e continua a saltare. Oh, basta. Maledetto, ti faccio al forno. È tutta una caccia al coniglio comunque sta roba. Bello. Vedi sto portale quanto ti può essere utile. Oh, frate, mi hai rotto. Basta. Dai, vieni. Dai. Dai. No, l'avevo chiusa. Olè. Vattene via. Vai via, Pax. Ragazzo, io ora te lo dico e ora te lo ridico ancora. Sei stato tostato. Alla fin fine sì, è divertente Dick, però forse ci sono altre scelte migliori.